Siamo qui nell'edizione 2018 di quella che noi chiamiamo in gergo e affettuosamente la Fiera di Cremona, ma che in realtà è la Fiera internazionale del bovino da latte, con la Delaval, che è un'azienda importante di cui poi chiederemo maggiormente ai nostri ospiti dei dettagli. E abbiamo qui in particolare Martino Lorusso e Gabriele Marchesi, che hanno dei ruoli importanti in questa azienda, a cui chiederemo delle cose. Ma io inizierei questa intervista proprio con Martino Lorusso, che è il responsabile della mungitura convenzionale. Ovviamente ve lo sto traducendo in italiano perché sarebbe più corretto una terminologia anglosassone, però insomma usiamo la nostra lingua. Quindi è responsabile della mungitura convenzionale, dell'alimentazione e delle attrezzature di stalla Corretto. della Delaval Italia. Però so che non è poi solamente Delaval Italia, Lolo Russo. Buongiorno a tutti. Sì, effettivamente il ruolo copre l'Italia, copre anche Malta, Cipro, Israele e la Grecia. E ci parli un po', ovviamente tutti conoscono in questo ambiente la Delaval, ovviamente, però in poche parole, che cos'è la Delaval? Allora, la Delaval. Per sintetizzarla possiamo dire che innanzitutto è il leader mondiale nel settore. Per ottenere questa leadership, la Delaval da 140 anni diciamo che ha continuato un'eredità nata con Gustave Delaval, appunto 140 anni fa, quando ideò e brevettò la prima scrematrice. Che fu solo la prima delle invenzioni di Gustave. Era un ragazzo prodigio che ha dato l'imprinting a questa azienda che oggi ha ben 1500 brevetti, ha 4500 dipendenti e fattura circa 1 miliardo di euro. Beh, quindi bei numeri, Lorusso. Però innanzitutto vi ringrazio anche a nome dell'ente fiera per la vostra presenza, perché essere presente ad una fiera italiana, voi siete una multinazionale importante, e sì, sicuramente presenterete delle novità di cui adesso poi siamo anche ansiosi di sapere quali sono le novità che presentate, ma è anche la presenza di aziende, espositori qui è anche un modo per sostenere questa manifestazione, questa exhibition italiana. Quindi, Lorusso, siete qui per presentare una novità. Qual è questa novità? In realtà più di una. Io vi parlerò di OptiDuo e lascerò al mio collega Gabriele parlare di un'altra novità molto importante. Che cos'è OptiDuo? OptiDuo è uno spingiforaggio, ma non mi limiterei a questo. Direi lo chiamerei anche un rinfresca foraggio, in quanto OptiDuo è uno dei pochi sistemi sul mercato che anziché semplicemente avvicinare il foraggio alle autocatture comprimendolo, lo rimiscela, quindi rendendolo più appetibile, aumentando quindi l'ingestione da parte dell'animale e di conseguenza aumentando quella che è la produttività del latte, la produzione del latte. Questo rende questo prodotto anche con un ritorno degli investimenti molto veloce. Perché dobbiamo ricordare che quindi risparmiamo sia in termini di forza lavoro, proprio per questo lavoro, dell'avvicinamento del foraggio, lo facciamo di giorno, lo possiamo fare di notte perché stiamo parlando di un robot di mungitura che lavora in maniera completamente autonoma. Inoltre, visto che abbiamo parlato di innovazioni, Delaval cerca sempre di essere innovativa, stiamo parlando di un prodotto che ha dei brevetti. Uno di questi è legato al fatto di essere l'unico prodotto sul mercato che ha una capacità adattiva. Cosa vuol dire? In autonomia il robot di spingiforaggio OptiDuo adatta la sua velocità e la distanza rispetto alle autocatture in funzione della quantità di prodotto e del tipo di prodotto. Quindi riesce in autonomia a lavorare senza mai fermarsi. Bene. Però non è solo questo, ci sarà anche un'altra novità più avanti. Ma sì, Delaval in maniera ciclica rinnova sempre i suoi prodotti e lo sta facendo e lo sta dimostrando sia qui a Cremona con i prodotti di cui vi stiamo parlando e continuerà a farlo anche tra un paio di settimane presso l'Eurotier.
dove verranno presentati diversi nuovi prodotti che verranno lanciati l'anno prossimo. Diciamo, quello che potremo vedere è in parte prodotti disponibili oggi, in parte che verranno lanciati l'anno prossimo, nel 2019. Stiamo parlando di rinnovo della gamma delle sale, delle giostre, dei gruppi di mungitura, nonché una serie di altri prodotti che vanno a toccare tutti i comparti della Val. Vorrei aggiungere anche due parole su la refrigerazione. Della Val ha una gamma molto completa di prodotti per la refrigerazione, che non si limita a 59 tipologie e modelli di vasche per la refrigerazione, ma che vanno a essere completate con una serie di prodotti a corredo che servono per la refrigerazione, sia della mungitura convenzionale che della mungitura robotizzata, e tutta una serie di prodotti per il recupero di calore e la refrigerazione istantanea, eccetera eccetera. Non mi voglio dilungare, ma vi aspettiamo per potervi parlare di questi prodotti di persona. Grazie Lo Russo. Gabriele Marchesi è il responsabile della robotica, che è una parola sempre molto affascinante, Gabriele, della gestione avanzata in Delaval Italia, ma non solo Italia. Esatto, innanzitutto grazie anche di averci invitato a questa intervista. No, come diceva il mio collega, noi siamo responsabili non solo del comparto italiano, ma mettiamo diciamo una fascia un po' più ampia, quella mediterranea, quindi Israele, Cipro, Malta e la Grecia. Quindi è una responsabilità maggiore di quella solo e singola nazionale. Prima di chiederle qual è la novità che Delaval nell'area di sua competenza sta presentando in fiera, una domanda, visto che è responsabile della robotica, ma è la nuova frontiera la mungitura robotizzata? Lei prevede che, cioè, voi registrate un forte interesse, voi che non siete in conflitto, perché voi avete sia la mungitura tradizionale, tra virgolette, che quella robotizzata. Una considerazione. Devo dire che effettivamente la robotica sta prendendo molto piede, sia a livello nazionale che a livello mondiale. Un dato che ho ricevuto da poche settimane è molto interessante. Se prima la robotica aveva una percentuale di richiesta inferiore al 30%, devo dire che oggi su due allevatori almeno uno richiede un sistema robotizzato per una nuova installazione in una nuova azienda. Quindi devo dire che la robotica sta sempre di più entrando nella mentalità dell'imprenditore, perché non è più un allevatore, diventa un imprenditore con una gestione totalmente diversa dell'azienda. Quindi è molto importante questo. Bene Marchesi, e la novità in fiera? La novità in fiera è una novità molto importante, devo dire, perché Delaval, con questa novità che è il nuovo robot di mungitura VMS V300, non ha fatto un restyling della macchina, ha cambiato totalmente la macchina, una macchina totalmente nuova, e questa novità la si può vedere anche dai numeri che abbiamo anche esposti proprio sulla macchina, si potrà vedere se venite anche a trovarci in fiera. E questi numeri sono sia sull'efficienza energetica, efficienza della macchina dal punto di vista del funzionamento, raggiungiamo un 99,8% nel successo dell'attacco dei prendicapezzoli, quindi un dato veramente molto alto. Abbiamo una capacità che raggiunge un 10% in più del numero di animali, questo rivede i concetti di gestione dell'azienda, perché se fino ad oggi si pensava a un 50-60 massimo animali per robot, noi oggi possiamo dire che riusciamo a raggiungere un 70 capi per robot. E diciamo che non è un numero, non sono numeri, diciamo così, che mi sono inventato, che Delaval sta rendendo noti dopo poche prove o pochi test. Delaval è più di 5 anni che sta provando questo robot, non solo nella propria azienda agricola che è l'Amra Farm, ma in aziende pilota in tutto il territorio europeo e mondiale. Quindi sono dati veri e confermati, e sono dati molto importanti, perché ripeto, posso anche dire che sono dati rivoluzionari per la robotica, sia sulla capacità di gestione del robot, ma anche sulla mungitura, quindi un flusso di latte maggiore del 15% rispetto a quello che è il VMS classico, così lo definiamo, il robot precedente al VMS V300, che è quello che stiamo presentando oggi. Quindi dei numeri molto molto importanti che rivoluzionano completamente la mungitura robotizzata.
Bene, grandi novità, e a questo punto, dopo questa intervista, verremo a trovarvi allo stand. Marchesi e Lorusso, grazie per la vostra presentazione. Grazie a lei.